Oh, adesso sempre qui a cuore matto, mamma mia, ma i cuori qui come battono qui a Poviglio. Ho trovato una coppia bellissima, io nel primo momento mi sono innamorata proprio a tutto e due. Allora, prima di tutto io gli chiedo come si chiama, perché siamo parlate però non sappiamo come si chiamiamo. Lei come si chiama? Rosanna. Rosanna e? Dino. E Tino, Rossano e Tino. Allora, io la prima domanda vorrei farvi, Sanremo, sempre con Santo, Sanremo per voi che cosa presenta, che cosa è Sanremo? Mi ricorda solo i fiori, io non guardo mai Sanremo, solo i fiori e il paese. Bene, avete capito? Lei, Rosana, Sanremo proprio non la guarda mai. Tu? Io lo guardavo, però ultimamente non lo guardo più. Non lo guardo più. No. Sento le canzoni, però non è che... Ecco, ho trovato delle cose rare, delle persone che proprio di Sanremo se ne frega proprio niente. Allora, ho un'altra domanda per voi. Allora, come siamo vicini a San Valentino? Allora, San Valentino che cosa rappresenta? Credete San Valentino? O amore deve essere sempre, deve essere tutti i giorni San Valentino? Prima tutti i giorni deve essere San Valentino, non c'è un giorno preciso. Però serve per festeggiarlo questo amore, almeno una volta nell'anno. Bene. Tu sei innamorata? Forse. Ma non ti vergognare, per l'amore non si deve vergognare, l'amore è la cosa più bella che esista. Eccoci, ti chiedo un'altra volta, sei innamorata? Sì. Ah, che bello, che bello. Allora, a te le stesse domande, sia di Sanremo, di San Valentino, che cosa pensi? E se sei innamorata della tua... Certo, io penso che San Valentino dovrebbe essere tutto l'anno. È chiaro che San Valentino è un business anche per vendere tutte le cose che ci siano intorno, però si va a mangiare fuori, si sta bene, quella serata è per San Valentino. Concordo con la mia ragazza, ha ragione anche lei, sì, infatti... Bene, bene, ho trovato una bella coppia, ma loro prima mi stavano dicendo dietro la quinta. Ah, però sai, noi siamo sudeta e questa... Io l'ho detto a lui, guarda, parla per te, non parla per me perché è una donna bella, giovani. E poi per amore non c'è età, non c'è età per amore, perché quando una ama si deve aprire, le deve vivere questo amore, perché è l'unica cosa che non costa niente, è la cosa più bella che esista. Io veramente vi faccio tanti auguri e in bocca al lupo per il vostro amore. Volete fare a mandare un saluto al nostro telespettatore di World Express di CU TV? Io saluto tutti chi mi sta guardando, e tutto, come, adesso non mi ricordo più come l'hai detto in inglese perché non riesco a parlarlo, comunque sì, saluto tutti. Grazie. Ciao a tutti. Baci, buon San Valentino a questa bellissima coppia. Ciao.